Buon bu Pandori, benvenuti in un nuovo episodio di Life is Strange. Direi di iniziare subito. Ok, eccoci qua. Dovevamo andare in questo fienile che sembra abbandonato, come abbiamo visto ieri. Il che appunto, proprio perché era abbandonato, sembrava una cosa strana, perché dici... Ma non c'è niente in questo fienile, perché dovremmo venire qua? Ma uno è stato il posto in cui Nathan, come abbiamo visto ieri, ha fatto rifornimento di droga, la droga che ha dato a Rachel. E inoltre abbiamo anche scoperto che fatalità, questo fienile non è poi così abbandonato. Ed è anche oltretutto di proprietà di un Prescott, il che dice veramente tanto. Qua intanto abbiamo, come avete visto, trovato dei pneumatici freschi, quindi appunto c'è stata gente. Chloe is so damn fearless. Dobbiamo trovare un modo. Scoiattoli, ti voglio fare una foto. È possibile farti una foto? Voglio farti una foto. Sì, ok, in questo episodio mi troverete abbastanza no sclerata, perché ansia che troviamo Rachel. Hanno già scritto Warren. Che ci dici, Warren? Tanto mi pare che non abbiamo altri messaggi. No, ma elimina lì sti messaggi. A me dà fastidio troppe chat, cioè vi giuro, proprio io ogni tot ho bisogno di togliermi chat, perché averne troppe disagio. Comunque ok, non sapevo che pensare qualcuno provocasse dei lividi alle nocche. Ovviamente la sua faccia era messa peggio. Se l'hai cercata, quella rissa è stata folle. Davvero, come stai? Su di giri, ma non lo rifarei, a meno che non sia necessario. Sei stato un vero eroe. Ora abbiamo solo bisogno di costumi. A proposito, spero tu venga alla festa questa sera, così possiamo festeggiare. Ti faccio sapere, promesso. D'accordo, ora devo tornare a lavorare sulle mie pose da supereroe. E grazie per aver lasciato un segno sulla mia porta. Non lo cancellerò mai. Non ti azzardare, è permanente. Ok. Uccidi. Dai, ti prego, foto. A te posso farla la foto? Grazie. Eccolo lì. Ciao, ciallino. Ok, qua c'è una lamiera. Ci possiamo spostare. Interessante questa cosa. Chloe, I found the front door. Come on. Comunque a me mette sempre, ogni volta che lo gioco, stra inquietudine in sto posto, perché immaginate che Maximus dentro c'è qualcuno, è tipo una trappola, non lo so, cioè io non urlerei, farei però vabbè. Come on, Supermax. Ovviamente qua siamo in un gioco e non nella vita reale. E ecco. Hey, check out this old chest. A little louder, Chloe. Effettivamente, jeez, quello che ho detto anch'io. Jackpot. Old shit. No, look closer. Harry Aaron Prescott and family donate new library to Arcadia Bay. Prescott Industries celebrate grand opening. The Prescotts bring bomb shelter boom to town. Nice scrapbook. You search for more clues and I'll scope out the area. Okay. Yes, old Prescott clippings. But that scusa, non l'ho neanche fatta finire di parlare. I selfie, cosa? Qua abbiamo un trattore che però non penso ci sia. This tractor has paid its dues. Non ricordo. No, vi giuro, in questo momento non mi ricordo neanche. Mi ricordo questo posto, mi ricordo cosa nasconde e non ve lo dirò di certo adesso, però non mi ricordo cosa devo fare esattamente e dove devo andare. Allora, Martin Lewis Prescott, Ranch Prescott, Arcadia Bay, Oregon. Mio caro signor Lyndon, boh, vabbè, non è importante questo, chi se ne frega. Le scrivo in merito all'ingente debito insoluto che ha deciso di ignorare. Noi Prescott non saremo degli
imprenditori affermati nella buona società, ma questo non ci rende meno imprenditori. Il suo silenzio, a nostro avviso, costituisce un affronto personale e, a nome della famiglia, mi impegno a farle saldare il suo debito con un interesse del 10% e una lettera di accuse, se queste condizioni non verranno soddisfatte entro il 24 luglio. No, entro il 24 luglio, nell'anno del Signore 1903, sia certo che le renderemo la sua vita un inferno. Distinti saluti, MLP. Che sarebbe Martin Lewis Prescott. Ok. Se ogni tanto mi piace fare tipo la stupida e leggere, come avete notato, le cose in maniera un po' strana e dandoci intonazione. Se vi dà fastidio ditemelo, non mi offendo, eh. Lo faccio anche appunto per scherzare. Ok, qua abbiamo un gancio. These hooks are used to lift haystacks. I saw them on a Friday the 13th. Interessante. Qua c'è altro da vedere. Qui abbiamo una cassa, una palla di fieno. So many haystacks, so few needles. So many haystacks. Ah, ok. So few needles. Ah, the good old days. Ok. Scopa. There has to be more here than this crate. Suolo. Forcone. If a zombie shows up, I have my weapon. Effettivamente. Qua c'è qualcosa. Interessante. Just rotting wood. Ma non è quello che ci serviva. Ok, io pensavo fosse questo, invece no. Ok, forse nothing here. No, neanche questo. Come avete capito, sto cercando per terra. Qui forse c'è qualcosa. Bingo, eccoci qua. What is this? It's totally brand new. Why? Ok, forse vi ho fatto un po' di spoiler, mi spiace, no, scusatemi. You can't open this. Non sono troppo brava io in queste cose, infatti chi guarda i film con me che io ho già visto sono tipo, no, io okay, con te Chloe, le cose non le guardo I perché kind of hatch, but it's tu locked. Spoileri troppo. I got this. Mi spiace. Ok, vediamo un po'. Dobbiamo rompere il lucchetto, ma come potremmo fare? So no. Many haystacks, so few needles. Piattaforma. Chloe, can you give me a hand? Sidekick at your service. Hop up and away, Supermax. I dig having minions. Okay. That looks sturdy enough to stand on. This rope without tearing my flesh off. I need to hook this up to something heavier. Me lo tira sull'affare, no? Grande. Ok. Adesso sta iniziando a venirmi qualcosa in mente. Sì, ma non in questo senso, intendevo tira. No, vi dicevo, inizia a venirmi qualcosa in mente su quello che devo fare e cosa succede dopo. Purtroppo, perché io voglio, cioè, avere delle reazioni con voi, nel senso vere della serie. Oh mio Dio, questo non me lo ricordavo. E adesso purtroppo mi stanno venendo cose in testa. Io, no, andate via. Ok. Ora lo possiamo tirare.
Perfetto. MacGyver strikes again. E ora si scende. Dov'è il posto? È questo. Aiuto, non lo trovo più. Ah no, eccolo qua. Damn, this is heavy. What is this? Jackpot. Do I even need to say how weird this is? He just did. Who built this kind of place? A Prescott, of course. Vi giuro che mi sta venendo la pelle d'oca. E non sto scherzando, ce l'ho per davvero. This bunker is so surreal. This is too heavy to break, so I'll need a code. Grande, dobbiamo cercare altri codici. Che sbatti. Allora, sono tanto consumati il 2, il 4 e il 5. Quindi forse facendoli... boh, sparo a caso, non lo so. No. You can do it, Max. Mettendoli in maniere diverse, forse prima o poi la zecco. Wrong code. Abbiamo fatto 2, 4, 5. Provo 2, 5, 4. Oops. No. Bad code. You locked it, dumbass. Tranquillo, anzi torna indietro. Allora, 2, 4, 5, 2, 5, 4 fatti. I just have to get lucky. Poi 5, 2, 4. No, 5, it didn't work. 4, 2. Wow, oh, yes. Sono bravissima. Ecco, avete presente che poco fa vi dicevo vorrei avere delle vere reazioni con voi? Ecco, tipo questa. Stocked and ready for the apocalypse. This must have cost a fortune. Come on. Ok. Now what the hell is this? Tape in a bunker is always a bad sign. Effettivamente. Whoa. This says it all about Nathan. He needs help. Gentile signor Prescott, in quanto psichiatra principale di Nathan da oltre 5 anni, non ha altra scelta se non smettere di vedere suo figlio, dal momento che ha scelto di ignorare i miei avvertimenti circa il suo benessere e quello degli altri. È ben consapevole dei problemi che deve affrontare Nathan, ma è chiaro che si rifiuta di accettare il suo ruolo nella sua salute mentale. Senza il suo supporto non posso curare Nathan, tutto qui. Temo che sia sul punto di perdere ogni contatto con la realtà, anche se sembra agire in modo amichevole. Ha ignorato le mie richieste di un incontro con lei e sua moglie, pertanto devo supporre che non sia più interessato ai miei servizi. Ad ogni modo, tengo molto alla salute di Nathan e credo che abbia davvero bisogno di aiuto. Resto a sua disposizione nel caso desideri discuterne ulteriormente. Cordiali saluti, dottor Giacobbi. O Giacobbi, non lo so. Water supplies. It's like in David's garage bunker. Forse perché nel garage di David. Water no, aspetta, ho sbagliato. Nel like garage di David perché c'è, è collegata ad una casa e sai, ci vivono, quindi magari tengono l'acqua. Cioè, scusa. David must shop at the same store. More survivalist supplies. Ok, e molti di voi mi diranno che è tipo non esplorare, vai! Eh no, vi volevo mettere un po' d'ansia. I guess Nathan needs the most expensive printer in the world. Can you imagine chilling in this room? That son of a bitch.
Wow, quanti soldi! Talk about tortured. Ecco qua i fascicoli che vi ho parlato fin dall'inizio. We are. Okay. A binder marked Victoria, but it's empty. Look, the next one says Kate. Oh no, Kate. No. God, I should have killed that bastard back there. Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. Victoria has to be next. Nathan must be planning to dose her tonight at the Vortex Club party. Rachel. This can't be real. These are all post shots, right? Right? Chloe, look at her face. She's out of it. Maybe Nathan paid her a shitload of cash to do this. She probably would have. I don't think so. Why is he putting her in the ground like that? Where? The junkyard. Max, we have to find that spot now. Then we can see what he did. There's no way she's dead. No way. She posed for those pictures, Max. I know it. Please, let's go. Oh my God. Rachel, Kate, all these vials. This place actually feels evil. Ah, the Apocalypse Entertainment System. I've never seen so much pricey equipment before. So who's using this fancy tripod? This must be the crap that Nathan gets from Frank. Needles. Gross. That's an original signed illustration. Fits perfect in here. This picture is framed different. Rachel is awake and fucking furious. Beh, vorrei vedere se ti trovi legato così e drogato, non è che sei felice, anche se sei fatto. She has something in her mouth. What happened to her? This shot is so staged. I can't believe it's real. I can't. Oh yeah, school suspension is a deal breaker in the Prescott family. Caro Nathan, il preside Wells mi ha informato della tua sospensione dovuta a qualche attività sospetta del Vortex Club. Indipendentemente da questo, volevo dirti che hai infangato per l'ennesima volta il nome della nostra famiglia. Ti ha sempre dato tutto quello che volevi, compresa l'Accademia Blackwell. Tra le altre cose che non menzionerò qui, ma sta di fatto che non sei mai soddisfatto. Sei pur sempre mio figlio e desidero che tu compia il nostro destino. Quel giorno arriverà prima di quanto tu possa immaginare, quindi preparati ad assumerti le tue responsabilità. Questo è il mio ultimo avvertimento, S. Prescott, che sta per Sean Prescott. Wow. What is going on between Nathan and his father? Nathan, ti ho detto di non chiamarmi mai con il tuo telefono. Usa le schede, usa e getta che ti ho dato. Non voglio sentirti urlare stupidamente il mio nome in pubblico, non sarebbe la prima volta. Non ho creato tutto questo e condiviso la mia vasta saggezza solo per lasciarti mandare tutto a puttane con la tua rabbia da adolescente. Possiamo fare molte cose assieme, devi solo lasciare che ti guidi. In caso contrario, sarai da solo. Kate looks so doped up. She has no idea she's being posed. At least Kate was asleep through all this bullshit. E non sono neanche riuscita a salvarla, poveretta. Let's see what's in here. Oh my God. No.
Ma io metterei via ste cose, sai? Non vorrei che torna il proprietario, che non mi dico chi è, di questo posto e dica: ah, le mie cose sono fuori, qui c'è qualcuno, e capisca che siamo stati noi. Però purtroppo non si può metterle via. Ok, finalmente si va alla discarica a scoprire la verità. Questa è una scena un po' delicata, quindi starò zitta. Pazienza, mi beccherò il copyright, però. Holy, slow down! Wait for me! I know exactly where I'm going! Look, this is it! This is it! Thank you.